Eccoci qua, detto tra noi, buon sabato a tutti, detto con Lello Manfredi, passato, presente e futuro del Messina Calcio, direttore generale, direttore di tutto, più passato, più presente, più futuro. Io sono romantico, quindi più passato, cioè guardare al passato per rilanciarsi per un futuro, diciamo. A me piace non dimenticare tutto quello che è stato fatto. Oggi purtroppo la nostra viviamo in tempi velocissimi per cui le cose si dimenticano troppo in fretta. Io sono un romantico, per cui mi piace. E che ti ha lasciato il passato per questo futuro e per questo presente che stai vivendo? Parliamo di calcio. Certo. Mi ha insegnato per esempio che non c'è... E sei stato anche presidente, no? Sì, ma là è stato più... Dico, ma lo sei stato. Presidente più povero d'Italia, ti ricorderai già, che ce lo siamo detti più volte. Sì, magari resterà una cosa, io non ho figli maschi, difficilmente avrò nipoti, però non so a chi la dovrò raccontare quell'esperienza. Però è una cosa che porto nel cuore con grande gioia. Oggi come siamo messi? Bisogna essere sinceri, no? Sennò sinceri, finisce, come siamo messi? Sennò finisce che poi la gente per strada ci prende per persone poco serie. Il Messina vive una situazione difficilissima. Ecco, continua a vivere. Continua a vivere con grande difficoltà. Oggi abbiamo incontrato un presidente che conosce calcio, che conosce questo mondo, questo sistema, che si è speso, che ha già messo in prima persona ha messo dei soldi, tanti, ma forse ancora troppo pochi per poter dire che il malato è guarito. Il malato era in coma, cioè bisognava soltanto staccare la spina. Adesso gli abbiamo fatto l'elettroshock, speriamo che si riprenda. Siamo a 2 mesi da proto, non ancora, perché il 2 marzo è quindi 40 tu giorni. Tu che gli stai vicino, per questo ti ho chiamato prima di chiamare lui. Ecco, tu che gli stai vicino, hai percepito momenti già di pentimento o no? No, ancora no. Di malessere, di... No, dico... Sicuramente si aspettava in senso di più. Buono, ecco. Sicuramente si aspettava di più da parte della città, no? Ah. Una risposta in termini di entusiasmo. Ma anche da parte della squadra, no? Qualcosina. Sì, la squadra è quella, per cui uno deve cercare di trarre il massimo da questa componente umana che abbiamo ereditato. La squadra non l'abbiamo fatta noi, e quindi ci ritroviamo a gestire un gruppo di 50 persone tra tecnici e calciatori, e non è semplice per nessuno, quindi sfido chiunque. Però grazie a Dio c'è del materiale umano sul quale lavorare, c'è un allenatore che ha una forte personalità, e su quello stiamo cercando di trarre il massimo da ognuno di questi ragazzi, che sicuramente... Ma qual è secondo te la chiave per risolvere i problemi che il passato ha lasciato? Perché li ha lasciati, è vero che li ha lasciati, lasciati tantissimi. Tantissimi? Tantissimi. Il Messina, tornando alla domanda di poco fa, è praticamente... in uno stato comatoso, sì. Uno stato difficile da risolvere, che soltanto... Dico, continua ad essere malato il Messina. Certo, come si fa a risolvere in un mese? Non aveva l'influenza del raffreddore. E Proto è ottimista o pessimista? Ma Proto, Lello... No, noi siamo... I medici sono ottimisti o pessimisti? Noi siamo convinti, caro Ciccio, che se superiamo giugno, che poi è quella la scadenza sia dal punto di vista federale di tutti gli stipendi, di tutti gli emolumenti, dell'iscrizione al campionato, il Messina in un paio di anni vedrà di nuovo la luce. Ma già di importante in questo periodo che si è fatto? Intanto si sono pagati, magari non l'abbiamo detto perché è una cosa normale, il nostro presidente parla sempre di normalità, di normalità, quindi pagare gli stipendi in un'azienda dovrebbe essere una cosa normale, da non sbandierare i 420. Peccato che nel caso del Messina paghiamo 50 buste paga, per cui non paghiamo la rosa di una qualsiasi squadra di calcio composta da 23 calciatori e da uno staff tecnico, paghiamo 49 buste paga, ed è una cosa che io credo che nessuna squadra di professionisti in Italia, ma credo in Europa, sia possibile. Torniamo al campo, il Messina secondo te ce la farà? E poi diamo delle risposte rapide, i 2 punti di penalizzazione. Per chiarirlo alla gente che ci ascolta, arriveranno
quest'anno, sì, o due punti sugli stipendi, credo proprio che arriveranno ora nel giro di qualche... Sugli stipendi addirittura, no? Sì, su quelli non pagati di novembre e dicembre. Ah, voi, per le inadempienze. Voi sapete che non sono stati pagati, quindi quindi questa... arriveranno. Quindi dai nostri 39, quanti punti hai, Messina? Arriviamo a 37 sempre... in questo momento, siamo in pieno... Nel momento in cui ci stiamo parlando io e tu siamo in play-out, inutile dire altre cose, la verità è questa. Adesso ci sono tre partite, speriamo di ricavare il massimo. Io sono convinto che la squadra ha le potenzialità, spero solo che ritrovi la forza mentale di... Ma come mai la... Messina non ce l'ha fatta uscire prima da queste secche dei play-out, secondo te? Anche perché poi la squadra non è che è l'ultima arrivata, no, non sicuramente sono gli ultimi arrivati. Nelle ultime, tra le ultime sette il Messina... Poi arriva una batosta di quella di domenica, non capisci neanche perché avviene forse, in questo senso. Forse è colpa anche mia, forse è colpa anche del presidente, forse è colpa di tutti, di tutto l'ambiente. Perché... Come mai non ha sentito la squadra questo slancio di fronte ad una nuova società, una nuova proprietà? A nuovi soldi che non avevano preso. No, questo non lo so. Io posso dirti che sicuramente la partita ci siamo arrivati male, e per questo le colpe sono di tutti, anche colpe mie, del presidente, di tutto l'ambiente, perché loro arrivavano prima di noi su tutte le palle. Loro, se tu lasci spazio a qualsiasi avversario, ma anche nella vita, ci sarà un altro che lo prende. Sì, ma dico il risultato nelle sue rotondità che dà da pensare in questo senso, no? Ti ripeto, una partita che se noi l'avessimo giocata due mesi fa ci poteva stare, sabato scorso no. Quindi piangere sul Lazio. Non si capisce perché col Catania quella partita, col Melfi l'altra partita. Ti ripeto, è stato un errore secondo me da parte Lucarelli. Com'è secondo te? Bravo. Dal punto di vista tecnico? Sì, come allenatore? Come? No, a me piace come persona, è una persona riesce, che ti dice quello che pensa senza girarci troppo attorno. A me era sembrato che riuscisse a tenere la cosiddetta, la famosa amalgama tra giocatori, gruppo, squadra. Credo lui è un combattente, difatti mi ha deluso il 4-3 contro il Melfi proprio per questo. Lui l'ha giustificato dicendo che questa lui squadra ha detto, in siamo un momento questi. Dal punto di vista tecnico. Però lui dice, paradossalmente quando c'erano più difficoltà, che lui dice sempre mangiavamo merda, dice la squadra si è compattata e ha trovato le giuste energie. Ora che le cose sono normalizzate, dice paradossalmente, quindi forse era meglio prima. Ci fermiamo un attimo, poi parliamo parliamo dell'habitat che ci ha dato, che ci ha infilzato questo rapporto. Dico che ci ha infilzato questo, io vorrei chiamarlo questo benessere o malessere del calcio dentro, questa passionaccia, parliamo un attimo del celeste. Perché tutto è nato lì poi. Sì, diciamo, è così. Tutto è nato lì. Torniamo subito. Come ti avevo promesso, ripartiamo dal Celeste, che è un santuario, noi lo chiamiamo il campo, no? Vai? Al campo. Quando parlavi con gli amici del nord. Già noi stadio, ecco, quel San Filippo anche con 3, 4, 5, 6 mila persone, ci fa venire un po' di tristezza, no? Il campo, e so che ti stai spendendo alla grande su questo campo, campo. Io credo veramente, non lo dico senza falsa retorica, che la sopravvivenza del Messina passa dall'utilizzo dello stadio in privato, del campo celeste. Se noi non torniamo al Celeste, secondo me il Messina difficilmente riuscirà a superare le criticità di carattere economico, finanziario, che ormai l'attanagliano da troppo tempo. Ma anche lì i problemi, sono notevoli, no? No, io mi preoccupo... No, a livello burocratico... Ma sai, io penso che sempre alle spalle
di ogni cosa c'è un uomo, c'è qualcuno che deve decidere. E quindi se troviamo le persone che come noi, però io so che avete sono fatto, che avete fatto un progetto, avete, il progetto avete tirato una linea, ci vuole un milione allora, di euro. Noi abbiamo fatto un progetto, un progetto che non è noi chi? Messina CR attuale? No, un pool di specialisti con una mia idea precisa di stadio, che è uno stadio accogliente, pieno di servizi, pieno mille lire a idea, ci siamo detti una volta, saremmo Me lo ricordo. Te lo ricordi? E come no, certo. Mille lire a idea saremmo i padroni di Messina, no? Ma anche meno. Anche a meno di anche... mille lire. Quindi. Per cui dico, da là passa tutto, il progetto è pronto, e abbiamo seguito una serie di passaggi, secondo noi propedeutici poi all'ottenimento di un sì finale che spetta al proprietario dell'immobile, quindi al comune. Per cui abbiamo chiesto il parere alla Lega Calcio, abbiamo detto: possiamo noi tornare a giocare in un impianto che vorremmo riqualificare prima di parlare al comune? A livello istituzionale i passaggi quali sono? Questo qua. Comune, Lega prima o Lega? Prima Lega. Lega. La Lega dice per e noi. E pare che la Lega per sia. Per noi sì, perché questo impianto è buono. Non è a norma oggi, però lo è stato. Lo tra è l'altro. Stato fino a pochissimi anni fa. Rimettendolo a norma. È molto bello, tra l'altro, e secondo loro il Messina... siamo un pugno di pazzi a giocare in uno stadio a 42.000 posti per fare la Lega Pro. Improponibile. Dice, siete proprio dei folli. Cioè, solo dei cretini possono continuare a giocare in quello stadio. Quindi, detto alla Lega Pro. Cioè, per cui, se voi... Ci hanno conosciuti anche loro. Ci hanno conosciuti. Se voi mettete a posto con una serie di prescrizioni che ci hanno scritto, questo impianto per noi nulla osta. Abbiamo sentito il credito sportivo e abbiamo chiesto loro se ci danno un finanziamento, parte del finanziamento che serve per fare i lavori. Ma anche i tempi sono... E anche l'hanno detto sì. Sono brevi i tempi. No, no, Franco Proto ha detto io metto la fideiussione con i miei immobili per l'ottenimento del... Per cui il comune non deve fare nulla, non è che deve mettere a garanzia ipoteche, nulla. Facciamo quindi tutto garanzie, garanzie by Proto, diciamo. By Proto. Il finanziamento quindi probabile. Progetto pronto. E in soldoni quel milione di cui si parla da dove arriva? 500 dovrebbe arrivare dal credito sportivo e 500 dall'intervento di uno sponsor importante, un solo sponsor importante che ha garantito che in due anni farà i lavori che servono, li fa ora, però l'impegno e per due anni. E in cambio cosa avrà questo sponsor? Visibilità allo stadio, visibilità sulle maglie, una persona diventerà sponsor anche tecnico, sponsor sì, è uno sponsor importante della nostra città, che contrariamente a quanto stanno facendo tanti altri che potrebbero fare, ci ha chiamato e ha detto vorrei darvi una mano, quindi per noi questo qua già ci gratifica moltissimo. Questo indipendentemente dai risultati sportivi, diciamocelo con la morte nel cuore. Ecco, se tocchiamo tutto quello che si può toccare. Non prendiamo in giro nessuno. Ecco, se il Messina dovesse retrocedere, e già questa parola mi fa sentire male, il Messina è fallito. È fallito perché a quel punto una squadra si può chiudere in tutto. Serie D con 3 milioni di euro di debiti non ha ragione di esistere. Ripescaggi? Ma chi vuole ripescaggi? Entro il 30 luglio si dovrebbe ripianare tutta la situazione economica. Chi per lo farebbe? Ripescaggi. Ma non lo farebbe più nessuno. Quindi, a Messina. Quindi come mai l'eventuale retrocessione quest'anno è la fine del calcio? È la fine del calcio, certo. Cioè si deve ripartire poi dall'eccellenza, da un'altra squadra. A quel punto finisce per me. Mi pare una trasmissione particolare questa, io veramente questo lo temevo, pensavo che no, si potesse arzigogolare il tutto attraverso ripescaggi, cose varie, attraverso le conoscenze di Proto in Lega, perché lui è un uomo di calcio, allora, che chiavi usare in questo senso. Ma uno non può nascondere il sole con e né fare comparire miliardi. No, esatto. Noi poi tra l'altro siamo troppo amici e tu al di là dei ruoli per cui tu fai l'intervistatore certo. E io faccio l'intervistato. No, ma poi siamo il dovere della verità c'è una telecamera di mezzo. Ma poi la gente ci incontra per strada e dice guarda... quei due cretini. Parla di me, di te. No, quei due cretini. Poi diventa veramente, sembra un accanimento terapeutico. E se bisogna staccare la spina bisogna staccarla, quindi
Quindi i ragazzi e Lucarelli questo lo sanno, dico, sono informati, lo sì, sanno lo che sanno. Qui passa da loro. Passa da loro, è inutile. Cioè, è un momento storico. Noi più di quello che stiamo facendo, credimi, in questo momento storico non è possibile fare. Noi abbiamo fatto cose in 40 giorni incredibili. E allora se tu potessi... Ma oggi non puoi fare niente, oggi devi stare soltanto accanto ai ragazzi, ecco, che fargli c'è capire che è importante. Lo state facendo, lo sì. Lo stiamo facendo, il presidente di settimana è stato con loro, oggi siamo stati con loro, domani partiamo. Quindi Lecce, che sembrava una trasferta dove poter anche perdere abbiamo festeggiare in due. Abbiamo sprecato due match ball. Io credo sempre, io spero che la gente comune e la classe imprenditoriale faccia la propria parte. Poi alla fine, se non ci riusciremo, hanno chiuso tante attività storiche in città, sono andate via tante menti illuminati. A un certo punto, se il calcio si chiude pure col calcio, pazienza, dico, andremo avanti lo stesso. A con me, altre squadrette. A me dispiace, vabbè, ma ci sono tante altre cose nella vita, per cui... configuriamo le cose come è giusto, lo sport è sport, per cui... Beh, adesso stiamo cadendo nel malumore, no? Assolutamente no, è un invito, ma è un invito, che è il calcio, ma è un invito invece a fare qualcosa. Ti procura anche malumore? No, qualche volta sì, ma dopo una sconfitta sì. Ma sì, ma poi ti incazzi, però poi subito dopo sai che c'è l'altra partita, no? L'indomani, non dormi la notte. Beh, adesso ce lo dici così, per finire, chiudiamo, sei... pessimista, ottimista, moderatamente pessimista, no, moderatamente sono ottimista. Ottimista perché di natura sono ottimista, perché faccio forza. A parte la natura, il vissuto che ti dà il quantomeno il senso della risposta. Io credo che tu vivi in mezzo a questa gente. Siccome c'è vita, fin quando c'è vita c'è la speranza che le cose possono cambiare. Diversamente, se adesso c'è il pallino del gioco, ce l'abbiamo noi, cioè per salvarci dobbiamo salvarci noi. È già un pezzetto di vita del Messina, passa da Lecce cominciamo da domani da Lecce, e buona vita a tutti. A voi grazie Lello Manfredi, no, grazie per la a te, splendida, non è un'intervista, ma non devono essere interviste, poi io non le so fare, grazie, chiacchierate, dialoghi. E ci vediamo sabato prossimo con un altro personaggio molto molto importante, olimpionico, no, anche lui, perché Manfredi ancora non lo è stato, olimpionico di passione e di impegno. Ti piace? Sì, mi piace molto, grazie. Ciao, grazie a te, grazie. Arrivederci, salve.